Lungo l'antico tracciato della via Francigena, il cammino percorso dal vescovo Sigerico nel 990 d.C. da Canterbury in Inghilterra a Roma, meta dei pellegrini cristiani, si possono scoprire le particolarità e le bellezze del tratto toscano dell'antica strada percorsa dai pellegrini da secoli. La via Francigena in Toscana percorre 380 km attraversando 38 comuni e sono sempre più turisti e pellegrini che la percorrono alla ricerca di un viaggio diverso fatto di silenzi, boschi incontaminati, pieve e abbazie, storie, arte e bellezze naturali che si uniscono per lasciare senza fiato. Percorrendo il tratto toscano della Francigena, che da San Miniato porta a Gambassi Terme, si attraversa un territorio di straordinaria bellezza lungo i crinali collinari della Val d'Elsa. E ad accompagnare i pellegrini che percorrono l'antica via c'è Giovanni Corrieri, grande conoscitore della Francigena, che si dedica costantemente alla manutenzione del percorso e alla messa in sicurezza del tracciato nel territorio della Toscana. Io posso dire che, benché conosca bene i cammini, posso dire che ogni volta che li faccio, anche se ho fatto tante volte lo stesso cammino, per me ogni volta è un cammino nuovo, anche perché si incontrano persone nuove, pellegrini nuovi, gente con cui si può parlare, scambiare culturalmente, scambiare le parole, scambiare la vita, scambiare e magari persone che incontriamo soltanto per un attimo e poi non le vediamo più per tutta la vita, però è bello lasciarsi con un abbraccio pellegrino e con tre parole: ti voglio bene. Sul percorso della Francigena, che da San Miniato porta a Gambassi Terme, si incontra il piccolo borgo di Coiano con la sua antica pieve che sorge sulla collina da prima dell'anno 1000. La pieve romanica dedicata ai santi Pietro e Paolo è ricordata nell'itinerario di Sigerico ed è un tipico esempio di romanico pisano volterrano del XII secolo, con la facciata realizzata per metà in pietra arenaria e per metà in mattoni. Sigerico si è fermato qui a Sant Petre Aqua Currente, come ricorda lui, quindi lui si è fermato proprio qui in questa pieve, si è fermato e lui ha dormito e si è riposato e si è ristorato, accolto qui da coloro che facevano ospitalità, che soprattutto sui cammini erano sacerdoti o plebanus e pievani, oppure erano abati o priori di monasteri. Nel Medioevo era molto importante per i pellegrini trovare un posto dove sostare, riposarsi per poi ripartire. Colui che le accoglieva, che fosse sacerdote, priore o abate, gli lasciava un biglietto in cui c'era scritto: credi a me, Don Giovanni, che Michele è un vero pellegrino, accoglilo quando lo vedrai. Con questo foglietto, con questo biglietto, si recava il pellegrino alla mansio successiva, alla chiesa successiva, e lì, presentando il biglietto, veniva accolto. Questa era la vera credenziale. Qui i pellegrini di oggi in cammino possono anche riposarsi e bere acqua dalla fontanella nel punto sosta, pochi metri dalla pieve. E ce n'è bisogno, perché c'è bisogno di acqua soprattutto, perché è molto importante sapere che sulla Francigena massimo ogni due ore, nella Francigena in Toscana, massimo ogni due ore di cammino abbiamo un punto acqua. Il punto acqua è importantissimo, mi ricordo i primi tempi in cui si doveva viaggiare perlomeno con tre bottiglie di acqua nello zaino, e già che lo zaino pesava di suo, con 3 chili in più era veramente qualcosa di ingombrante e di pesante. E oggi abbiamo questa possibilità grazie alla Regione Toscana e grazie a coloro che hanno creduto in questo cammino. A pochi passi dalla Francigena, immerso tra le dolci colline della Val d'Elsa, si trova Montaione. In epoca medievale questo territorio era attraversato da centinaia di pellegrini in viaggio verso Roma e la Terra Santa. Vicino a Montaione si può visitare il Sacro Monte di San Vivaldo, la Gerusalemme toscana. Costruita ai primi del 1500, rappresenta uno degli esempi più significativi di riproduzione dei luoghi di Terra Santa in Occidente, un percorso di preghiera nato nell'anno giubilare del 1500 per evitare i rischi di un vero e proprio pellegrinaggio in Palestina. Gerusalemme era finita sotto l'impero ottomano, sotto i turchi. Chiaramente con i pellegrini non è che andassero con le mani di velluto. E poi anche perché era un discorso gravoso del viaggio, sia economico ma anche rischioso di per sé.
E allora i frati di quell'epoca, fra Tommaso da Firenze, prima ancora fra Cherubino, decisero proprio di dare qui, questo luogo, la ricreazione della città di Gerusalemme. La Gerusalemme di San Vivaldo sorge all'interno di un complesso francescano edificato nel luogo dove il beato Vivaldo Stricchi visse la sua vita da eremita agli inizi del 1300. E qui, fra il 1500 e il 1515, fu realizzato il Sacro Monte, composto inizialmente da 25 cappelle, di cui oggi ne rimangono solo 17. Le cappelle sono decorate dalle botteghe di Giovanni della Robbia e dai maestri Benedetto Buglioni e Agnolo di Polo, con terracotte policrome ispirate alla vita e alla passione di Cristo. Le cappelle sono disposte in modo da riprodurre scala ridotta la planimetria esatta della Gerusalemme del tempo. In questo luogo arte, fede e storia creano suggestioni inedite. Come dico sempre alle persone, l'importanza è proprio l'effetto realistico, l'emotività che suscitano i volti, le mani, cioè proprio una Bibbia illustrata di quell'epoca, chiamata anche la Bibbia dei poveri, perché i pellegrini dovevano capire ciò che vedevano. Che qui abbiamo proprio tutta la storia illustrata con delle terracotte che potrebbero alcuni sembrare minori come arte, ma per me, nel mio modesto vedere, è un'arte non solo minore, ma un'arte veramente toccante, un'arte emotiva, e sicché racconta. Questo è il luogo che simboleggia il Monte Sion. Seguendo Antonello, guida instancabile di San Vivaldo, si sale attraverso una scaletta in pietra e si entra come spettatori nella scena del Cenacolo, l'ultima cena e la lavanda dei piedi. Passando attraverso una piccola loggia si giunge alla meravigliosa Cappella della Pentecoste. Dal Monte Sion, continuando il cammino, si arriva in Gerusalemme e si incontrano due edicole, Lecce Homo e il Crucifige. Qui ci sono le due famose edicole. Perché così famose? Perché qui c'è proprio l'effetto scenografico, teatrale, tutto fatto per coinvolgere, non c'è nulla al caso. Infatti, qui vi è Ponzio Pilato che mostra alla folla Gesù. Ecce Homo, eccolo Homo. Chi volete voi liberare, Gesù o Barabba? E di qua la folla, il popolo, con il sommo sacerdote Anna che guarda se il popolo sta gridando contro Gesù. Il gruppo di figure in terracotta è affiancato ad un affresco che riprende le usanze tipiche del 1500, il palazzo rinascimentale sullo sfondo, le vesti, i copricapi dei personaggi. Ma quello che colpisce sono le espressioni e i volti delle terracotte. E vedo proprio l'espressività delle persone che non si immaginano di trovarsi di fronte a queste rappresentazioni, perché tutto proprio deve suscitare dal cuore l'emotività, che va al di là dell'arte. Qui l'importanza è proprio essere coinvolti in questo luogo e viverlo. Seguendo Antonello, ci si imbatte nella cappella dell'andata al Calvario, uno dei momenti più drammatici della passione di Cristo. Tra le figure si possono notare i soldati romani, i due ladroni. Qui il pellegrino si immergeva nella storia di Cristo e veniva invitato ad affiancarsi al corteo. E vedete, queste figure non sembrano statiche, ferme, ma hanno il dinamismo del movimento. Vicino all'andata al Calvario c'è la Cappella della Madonna dello Spasimo. Al suo interno si trova una delle più prestigiose sculture tipiche della scuola di Giovanni della Robbia. Di grande significato il gruppo di cappelle che riproducono i luoghi che a Gerusalemme sorgevano sul Monte Calvario. Qui si trova la Cappella della Crocifissione, l'edicola dello Stabat Mater e la Cappella del Santo Sepolcro.
All'edicola dello Stabat Mater vi si accede dall'esterno, da cui si può osservare dal basso la scena della crocifissione. Sul pavimento, così come su una parete esterna della cappella della crocifissione, c'è una fessura. Alla morte di Gesù, il cielo si oscura e il velo del Tempio si squarcia in terremoto. Ecco cos'è la fessura esterna. Che vi ripeto, qui non c'è nulla fatto al caso. Poi la cappella che riproduce architettonicamente il Santo Sepolcro di Gerusalemme. E infatti, come a Gerusalemme, bisogna genuflettersi e entrare nel sepolcro. Certamente a Gerusalemme il sepolcro è vuoto. Qui è stata fatta la figura del Cristo morto, perché il pellegrino doveva capire che Gesù era morto. Ma io dico sempre, il volto che vediamo qui nel Santo Sepolcro di Nostro Signore, che è veramente una cosa cui uno rimane a riflettere. La Toscana dei Cammini e della Francigena è anche questo, e nel silenzio dei boschi del Monte Sacro di San Vivaldo, come i pellegrini che sono passati di qua nei secoli, si rimane stupiti dalla forza espressiva di quei volti che popolano questa grandiosa rappresentazione di un teatro sacro.